a tutti, ciao Sarietta. Oggi di Avanti. cosa parliamo? Allora, se avessi modo di viaggiare nel tempo, no? Tu dove Figo. andresti? Che cosa faresti? Allora, se io avessi modo di viaggiare nel tempo, prima tappa urbino del pre-rinascimentale. Buona scelta. Diciamo nel 1000. Sì, nel 1422, però andrei un po' più spostata, non proprio Urbino, andrei verso Gubbio, tanto per sapere, per togliermi una curiosità che va avanti da tempo immemorabile. Nel 1422 nasce a Gubbio Federico da Montefeltro, ma il dubbio che attanaglia praticamente da quando è nato a oggi è figlio di Guido Antonio da Montefeltro, quindi Duca d'Urbino, è il nipote? Qual è delle due opzioni? Mica facile, è una bella domanda, anche perché ci sono cronache del tempo che dicono sia l'una che l'altra cosa. Infatti queste due ipotesi vengono ancora considerate valide entrambe da alcune enciclopedie anche abbastanza valorate. Allora, le cose sono due. Federico da Montefeltro, nato a Gubbio il 7 giugno 1422, sarebbe nato una relazione clandestina praticamente di Guidobaldo da Montefeltro, suo padre, con una donna nubile chiamata poi Elisabetta degli Accomanducci, che è possibile alla fine, dato che la moglie ormai non poteva più dargli figli, magari questo ha avuto un amante e ha avuto un figlio da questo amante. Figlio Può illegittimo, essere. poi legittimato, possibile, plausibilissimo. Ma c'è la seconda teoria che è molto più interessante, secondo la quale, Succulenta. esatto, secondo la quale Federico non sarebbe mai stato un figlio illegittimo, ma anzi sarebbe stato legittimissimo perché sarebbe nato da Aura da Montefeltro, anch'essa figlia di Guidobaldo da Montefeltro, e dal marito che era Bernardino Ubaldini della Carda. Quindi io mi immagino, se questo fosse stato vero, mi immagino una scena di qualcuno che dice a Federico: quello non era tuo padre, era tuo nonno. No, beh, tipo soppopera, cose così. No, no, pensavo che diceva quello non era tuo padre, tuo padre sono io. Cioè, e lì schiatti all'istante. Possibile. Tra l'altro, Bernardino Baldini della Carda e Aura da Montefeltro ebbero un figlio che si chiamava Ottaviano degli Ubaldini. E c'è Sì. una lunetta in cui c'è un bassorilievo che rappresenta entrambi, che si nota veramente una grande somiglianza fra i due. Quindi è possibile, secondo questa teoria, che Ottaviano e Federico fossero fratelli. Beh, dei cugini di primo grado che si assomigliano in quella maniera, quante possibilità ci sono? E Federico, dopo tutta questa periperezia sulla sua nascita, nato da chi o madre chi, non si sa bene, finalmente nel 1424 viene riconosciuto figlio legittimo, quindi erede dei Montefeltro, legittimato da una bolla pontificia di Martino V. Nel 1424, quindi, Federico da Montefeltro viene legittimato erede del Ducato d'Urbino. Un Esatto. anno prima, se memoria non mi inganna, muore la matrigna, quindi Va la Rengarda, testa. e un anno dopo, se quindi, sempre nel 24, Guido Antonio sposa in seconde nozze una colonna, nipote di Martino V, quindi il Papa che aveva legittimato di fatto Federico. Esatto. Esatto. Sorte vuole che nel 1427 finalmente nasce l'erede agognato di Montefeltro, legittimato, legittimo perché erede di entrambe le casate, Montefeltro, Colonna.
Esatto. E quindi nasce il viziato egocentrico, chi più ne ha più ne metta, poverino, o D'Antonio, ma secondo me non era stata neanche colpa sua. Ce l'hanno tirato su. Allora, che cosa succede a Sara Federico nel 1427, quando nasce D'Antonio? Viene mandato a quel paese. No, allora già Federico, poverino, aveva dovuto cambiare casa già un paio di volte, perché la nuova moglie, e prima non si sa se ce lo voleva, e poi ce lo voleva, e tanto poi non aveva figli, e poi comincia, e poi ha Odantonio finalmente. E naturalmente quando nasce Odantonio, a Caterina Colonna, il fatto che ci sia il caro Federico non è che vada molto giù, e quindi poveretto Federico dovette trasferirsi ancora una volta, e Guidantonio affida Federico a Giovanna Alidosi, che comunque era vedova di un certo Bartolomeo Brancaleoni, era signora di Sant'Angelo in Vadova, aveva dei possedimenti e aveva anche dominava insomma sull'Alta Valle del Metauro, quindi insomma non era messa così male, ecco. E fra l'altro pare che per Federico fosse stata anche una madre amorevole, quindi non era neanche un'arpia. Fra l'altro, da lei conobbe anche quella che diventerà poi la sua prima moglie, cioè Gentile Brancaleoni. Praticamente Federico a 3 anni aveva già tutto programmato. Federico già era già fidanzato a 3 anni. Aveva già un bel possedimento, aveva già questo possedimento dei Brancaleoni già disponibile. La vita sistemata, già decisa, tavolino, a posto, vai. Esatto, contro il precariato sicuramente, ecco. Vabbè, però quando dici Brancaleoni mi viene in mente l'armata, quella del film. Come? Però se serve a ricordarlo, male non è, insomma, ecco. No, anzi. Quindi, Federico, quindi poverino, viene messo ai margini. Esatto. Ai margini quindi anche della Certo. politica del Montefeltro. Non si è neanche accontentato, anche perché è diventato un capitano di ventura, ha messo Assolutamente. su un esercito, aveva messo su un esercito mercenario che faceva tremare tutta l'Italia. Poi anche in futuro diventerà capitano della Lega Italica. Era inevitabile, poi penso a quello che è successo. Che anche qui gli storici dicono c'entra, non c'entra, forse, non forse. Ma perché uno come Federico se ne poteva rimanere arroccato su per un monte a fare la calza, dico io. No, No, ma proprio no. anche perché Federico ha avuto una fior fior di istruzione, perché allora a 11 anni viene mandato come ostaggio a Venezia per garantire la pace tra Papa Eugenio IV e il Duca di Milano Filippo Maria Visconti, che era alleato di Guidantonio. Poi che succede? A Venezia arriva la peste. E Federico dove va? Viene trasferito a Mantova presso i Gonzaga e lì frequenta la calzoiosa di Vittorino da Feltre. Federico si ritrova, quindi capitano di Ventura, si ritrova un piccolo esercito, il padre, diciamo, quindi facciamo un riassuntino, muore nel 1443 e lascia come erede successore, che verrà poi legittimato dal Vaticano nel 1444, come duca o D'Antonio. D'Antonio Esatto. però si era fatto una cattiva reputazione, quindi nel giro di poco ha mandato Urbino in bancarotta, anche perché per prendere il ducato bisognava pagare fior fiori di soldi, i soldini sonanti, e quindi debiti su debiti. Poi logicamente chi era indebitato con lui non è che tornava nelle terre del Montefeltro. Passava largo, magari andava a trovare Malatesta, che erano rivali agguerriti del Montefeltro, Eppure però, parenti. come si può dire, dici, ma mica sono del due, passo largo.
Sì, perché aveva fatto la boiata enorme di mettere delle tasse assurde, per i Esatto. mercanti. Allora, dobbiamo immaginare una cosa. O D'Antonio era cresciuto in questa corte, idolatrato, probabilmente viziato, Già. ed era un adolescente. Cioè, nel 1443, mi pare, muore Guido Antonio e il tutto passa sulle sue spalle. Ora, o D'Antonio aveva 16-17 anni. Che fa poi? Si sceglie i suoi, o D'Antonio si sceglie i suoi consiglieri, Ministri. ministri, consiglieri, manda via persone leali e prende quelle che pare a lui, che chiaramente lisciavano parecchio, ecco. E di conseguenza non è che avesse un gran confronto. Quindi siamo arrivati ad Antonio, poverino, che quindi si trova viziato, accontentato in tutto, quindi non aveva la spina dorsale per niente, e ad un certo punto qualcuno si è stancato di questa situazione. Accidentalmente qualcuno l'ha usato come puntaspilli. E poi l'hanno defenestrato, quindi questa è stata un po' la fine detta non troppo gentile di Odantonio. Ma guarda caso, poi Giova. Sara, lo sai anche tu, che in quel Caramba, che periodo sorpresa! chi è che in pieno luglio, con il sole a chioppo, che dentro l'armatura io penso che si moriva, se ne andava in giro per la valle del Montefeltro, per la campagna, così, a farsi sgranchirsi un po' le gambe. Tale Federico, questo stava a Pesaro, no? Allora, durante la notte viene ammazzato il fratellastro. Ma la Esatto. notizia gli sarebbe arrivata a Pesaro un po' tardi, anche perché comunque non è che c'erano le email, ecco. Quindi che C'era il succede? picciolo. Scusa. Allora, che succede? Il giorno dopo questo già si trovava sotto le mura di Urbino. Allora, beh, bisogna capirlo, faceva caldo. Coincidenza. Ma coincidenza, questo di notte magari, no? Che era più fresco, ho detto, ma mi voglio fare un giro, dove vado di bello? Più il cavallo e vado ad Urbino, che Ma non gli può mancava il essere. fratello. Certo, si amavano tanto, no? Oltretutto, consideriamo che di notte non è come oggigiorno che ci sono i lampioni, quindi No. era notte. La mattina lui si trovava bello comodo, seduto ai piedi di Urbino. Arrivano i congiurati e gli dicono: "Oh, Federico, abbiamo ucciso tuo fratello, non è che per caso vuoi diventare conte di Urbino?" Ma così. Allora, basta una firmetta. È ben chiaro che ci devi mettere la clausola che a noi non ci tocchi. Federico, Ci mancherebbe. di fatto, ha firmato 21 capitoli che gli garantivano di diventare conte, perché non poteva accedere al titolo di duca, lo sarebbe diventato in tarda età prima di morire. E con lui Urbino fiorì, perché anche il palazzo ducale che c'era precedentemente non era certo il palazzo ducale di Urbino che abbiamo oggi. Cioè quel palazzo lì c'è proprio grazie a Federico, un palazzo che da Baldassarre Castiglione venne considerato una città in forma di palazzo. Probabilmente ispirò anche parecchi signori dell'epoca. Dai, Bene, sono innamorata di quella città. lo so. Bei ricordi, bel posto, bel tutto. Per questa volta la finiamo qui. Nella prossima puntata parleremo di un'altra parte della vita di Federico. Naturalmente, se volete un approfondimento anche su qualcosa che abbiamo già detto, saremo felici di parlarne e di approfondire. Stato un piacere e spero sia stato un piacere anche per voi. Ci vediamo al prossimo appuntamento.